Oggi a Firenze, presso la Misericordia, si ricorda il 35esimo anniversario della morte del vescovo ausiliare di Firenze Antonio Ravalli, il 110esimo anniversario della nascita, il tutto l'11 di settembre, giorno in cui ricevette la consacrazione episcopale. In occasione di questo grande evento, nell'ambito della presentazione del libro scritto da Quinto Cappelli, giornalista romagnolo, abbiamo la presenza autorevole del cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della CEI, originario della diocesi di Modigliana, ma poi appartenente al clero di Firenze, l'arcivescovo che è anche presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Poi l'arcivescovo di Firenze, Giuseppe Betori, presidente della Conferenza Episcopale Toscana, perché Monsignor Ravalli, oltre ad essere stato vescovo ausiliare di Firenze, è stato segretario della Conferenza Episcopale Toscana. Il sottoscritto, giornalista vaticanista, ma anche presidente dell'Associazione Firenze Promuove, che ha organizzato l'evento, l'autore Quinto Cappelli, il provveditore della Misericordia di Firenze, Andrea Ceccarini, perché Monsignor Ravalli è stato capo di guardia della Misericordia, e non ultimo Roberto Torelli, presidente dell'Unità Alsi Toscana, perché Monsignor Ravalli è stato per tanti decenni assistente ecclesiastico regionale dell'Unità Alsi Toscana. Eminenza, perché è importante a 35 anni di distanza ricordare Monsignor Antonio Ravalli? Credo perché la sua presenza, rileggendone il percorso qui a Firenze, ha segnato anni molto complessi della vita della comunità fiorentina, con un atteggiamento di grande attenzione alle relazioni personali e al creare comunione, mettendosi dalla parte delle persone più deboli, più fragili, e questo credo gli ha conquistato il cuore dei fiorentini, per cui la memoria, come vediamo, è così viva anche oggi. Ringrazio Firenze Promuove che ha voluto questo ricordo, perché mi sembra molto bello che Firenze non perda il ricordo di chi gli ha voluto bene e gli ha fatto del bene. Eminenza, perché è importante ricordare Monsignor Ravalli? È importante ricordare Monsignor Ravalli perché è stato nel seminario di Firenze, è stato uno degli ultimi nel 29 che ha preso la laurea quando c'era ancora la facoltà teologica, che poi venne abolita. Io sono stato cresimato dal suo predecessore, sono nato in una valle parallela alla sua, quindi ho respirato la stessa aria di Romagna che ha respirato lui. Per certe cose sento di rassomigliargli un pochino del carattere, perché noi che siamo nati sul confine fra la Toscana e la Romagna abbiamo un po' nel carattere gli aspetti dei romagnoli e quelli dei fiorentini, e anche aveva questa caratteristica anche Monsignor Ravalli, era di sensibilità, di cultura fiorentina con un carattere tipicamente romagnolo, un uomo spietatamente sincero, e questo è stato il motivo anche della sua sofferenza. Un uomo d'un'umanità eccezionale, un uomo che è morto povero lasciando 3 lire per il coso nella sua semplicità. Non andava in macchina, prendeva l'autobus per venire giù a fare il vicario. Ha dato tanto della sua umanità e della sua ricchezza spirituale alla diocesi di Firenze. Gli sono grato come romagnolo, ma gli sono grato soprattutto come figlio di questa città, di questa chiesa. Monsignor Toso, vescovo di Faenza Modigliana, successore di Monsignor Antonio Ravalli, anche se tra lui e Ravalli ci sono qualche altro vescovo, perché Monsignor Toso è giovane, già segretario del Pontificio Consiglio Giustizia e Pass. Che ricordo hanno i diocesani di Monsignor Antonio Ravalli? Un ricordo molto bello, quasi lo rimpiangono e mostrano anche, diremmo, un certo rammarico perché lui ad un certo punto abbia deciso di lasciare la diocesi. Si sa che per quanto riguarda l'attuale diocesi di Faenza Modigliana, ecco, egli era stato nominato coadiutore e vicario generale del vescovo Battaglia, dell'anziano vescovo Battaglia, vescovo di Faenza,
e questo era stato fatto in previsione che lui potesse succedere allo stesso Vescovo Battaglia. Quinto Cappelli, autore del libro su Monsignor Ravalli, che cosa emerge da questo volume molto voluminoso e soprattutto molto ricco di fotografie? Emerge la figura di un vescovo della seconda metà, a cavallo della metà del Novecento, che anche nel titolo è intitolato Un vescovo fra il Concilio di Trento e il Vaticano II, perché è vissuto e cresciuto, diciamo, con la dottrina ancora del Concilio Vaticano II, del Concilio di Trento, e poi si trova a vivere la stagione del Concilio Vaticano II, è entusiasta di questo periodo, ma quando si trova ad applicarlo negli anni 60 e 70 in Romagna e poi negli ultimi 10 anni, negli anni 80 a Firenze, si trova di fronte a grandissime difficoltà, come sono state in Romagna e poi anche a Firenze, nell'ambiente fiorentino ancora più vivace, si usciva dall'isolotto e da tante altre esperienze, Don Milani eccetera eccetera, e quindi si è trovato di fronte, ma ha cercato soprattutto di rimanere fedele alla Chiesa e di servire la Chiesa nei suoi carismi di cui era competente e capace, cioè la carità e la pastorale nelle parrocchie. Provveditore, Monsignor Ravalli è stato capo di guardia, è importante oggi ricordarlo. Sì, certo, Monsignor Ravalli appunto è stato capo di guardia perché, essendo vescovo, e poi tutti i vescovi metropolitani fanno parte di diritto dell'arciconfraternita. Purtroppo non l'ho potuto conoscere perché era il 1977 che è stato nominato capo di guardia. Dai racconti che so, dalle persone che hanno conosciuto, una persona schietta, molto franca, romagnola, sempre aperto alla condivisione e all'affetto verso tutti, e questo fa molto piacere. Roberto Torelli, presidente Unitalsi Toscana, qui a ricordare l'apporto importante dato da Monsignor Ravalli, assistente ecclesiastico regionale. Sì, siamo a rendere omaggio a Monsignor Ravalli come assistente della nostra sezione. La nostra associazione è un'associazione che fa parte integrante della Chiesa e quindi i nostri assistenti sono dei perni, dei punti di riferimento della nostra attività. Noi ai nostri soci proponiamo un cammino di fede e di servizio e Monsignor Ravalli è stato un testimone credibile e un supporto continuo per le nostre attività in anni che tutto sommato erano comunque abbastanza difficili e complessi. Ha guidato l'attività dei nostri assistenti e quindi lo ricordiamo con piacere come un punto di riferimento anche guardando al futuro. Vorrei anche sottolineare, grazie all'apporto di Quinto Cappelli, che il libro è stato donato dal Quinto Cappelli a diversi di voi che l'hanno preso, che lo prenderanno prima di uscire, che ne ha date alcune copie all'Associazione Firenze Promuove, e Firenze Promuove insieme a Sua Eminenza il Cardinale Giuseppe Betori ne fa dono al Sindaco di Firenze affinché ci sia una copia del libro in ognuna delle 12 biblioteche fiorentine dei quartieri cittadini, in modo che chiunque possa nel tempo andarlo a prendere e conoscere questa figura, oltre ovviamente alla Biblioteca della Facoltà Teologica dell'Italia Centrale e soprattutto anche all'Archivio della Misericordia di Firenze e all'Unitalsi. Grazie a tutti di essere intervenuti e soprattutto grazie a Monsignor Toso, che ci ha fatto veramente un elogio del suo predecessore, ai due cardinali che avremo sempre occasione di vederlo nei prossimi mesi e soprattutto a Quinto Cappelli per averci ringraziato, per averci illustrato la figura. Il provveditore della Misericordia, a Franco Mariani che ha organizzato tutta la giornata e tutta la manifestazione. Ringrazio i giornalisti presenti sia della carta stampata che delle televisioni e degli altri mezzi di comunicazione moderna, tutte le autorità civili e militari, tutti voi che avete partecipato. Noi saremo sempre grati a Firenze per quello che Firenze ha illuminato di là dall'Appennino, e voi siate grati alla Romagna, venite nelle nostre terre e saprete sempre trovare una grande ospitalità come noi veniamo ad abbeverarci della vostra cultura, alla quale da Ambrogio Traversari in poi abbiamo anche partecipato alla vostra Firenze. Grazie a tutti. Grazie.
saranno introdotti da alcuni brani, saranno dal libro